sulla lingua, perché la lingua, diciamo, non è dialetto, è proprio lingua, no? Fai delle considerazioni belle, interessanti sulla lingua romana, che dici che il popolo romano non parla, dipinge. Cesella, dipinge. È vero questo. Specialmente quando il romano non è a Roma, perché il guaio... detto tratteggia, scolpisce, cesella, sfuma. E quando sfuma romano fa certe sfumate... Perché il romanesco, che è cambiato, come tutti i dialetti, ma il romanesco subisce ancora di più perché purtroppo è una lingua comprensibile al cinema. Penso ai tanti comici. Esatto, ma tu vedi la differenza, per esempio, in televisione, il cinema tendenzialmente parla il romanesco. E le pubblicità, a qualcuno dà fastidio, ma nelle pubblicità si parla milanese. È vero, tu vedi, notato questa cosa. I genitori parlano romanesco e il bambino, guè, mamma, la sottilata, posso prendere la sottilata? Tu dici, ma io che sono romano posso avere un figlio che mi parla così, ma non mangi a casa mia sto ragazzino, ma domani. Ma come mai hai studiato questo mistero? Certo, perché tendenzialmente il cinema è a Roma. Cinecittà è la città del cinema per eccellenza, ormai da parecchi anni che c'è. E tendenzialmente invece la pubblicità è fatta al nord, è compattata al nord, è organizzata al nord, quindi nella maggior parte dei casi questi ragazzini dicono tra, ma, ta. Allora, ma non che ci sia niente di... Figuriamo, che pulpito? No, da che pulpito, è chiaro. Allora, chiaramente io sono di Roma e quindi commento la mia città. Commento anche il fatto sbagliato di un uso, un cattivo uso della lingua romanesca, perché il romanesco diventa volgare. Può diventare molto volgare. Quando quei romani che escono fuori dalle mura aureliane e cedono come a marcare il territorio, sì, che poi eccedono più fuori, sì, vero? A Roma, perché... parlano forbito, erudita. Invece no, fuori Roma, ma te che ma che a samba da birra. Ma poi ti vanno all'esa come se una. È pazzesco, io vedo in televisione alcuni. Ma chi è che parla così? Ma che da di? Ma che mode da? Ma che da di? Tanto diventano il famoso tran tran della vita quotidiana, è lì, to do da da, che to da da, do don tra là, si do da tra, che to do da di, prima da da tra, to da da, tu tu tu, è stressante perché, perché agli occhi degli altri, no è vero, agli occhi degli altri, sembriamo trogloditi, sì, agli occhi degli altri, una ragazza fa, a secca, che to do di da da da, una gli dà una ciabattata in faccia, e dice, ma non parlare così, ma perché parli così? È l'ostentazione della verità. Sì, cioè, io sono romano, allora la vedo te lascia perdere, no? Così, che e parlano io. Tra l'altro è una brutta immagine, certo, perché poi costoro sono gli stessi che in casa, a Roma, tra le mura domestiche, nella propria domus, usano invece un linguaggio forbito, pieno di vocaboli ricercati, sono gli stessi che fuori, invece in casa, tesoro, cortesemente, potresti porgermi, qualora tu abbia tempo e modo, il bricco dell'acqua, visto che ho una leggera arzura, potresti, tesoro. Questo lei... prodotto, invece, quando invece, vanno fuori... a secca, ma dà una boccia d'acqua, ti dà una capocciata in faccia, è pazzesco, perché? Sono degli studi molto approfonditi. Tra l'altro, a proposito di questo, della brutta immagine, tu hai fatto anche uno studio sugli stornelli che mi è sembrato molto interessante, perché dagli stornelli sembra perché che noi molto spesso sempre a mangiare, ma com'è questa perché cosa? Perché molto spesso le tradizioni passano anche attraverso la musica, è un fatto. Allora, la tradizione romanesca rimane un po' collocata, noi abbiamo molte più canzoni di altre città, certo, molte più canzoni di Bergamo Alta, ma mica per cattiveria, mica colpa nostra. Però tendenzialmente sono due gli argomenti. Tu chiami la sindrome del... Taradadunda. Sì. No, perché taradadunda, dunda, taradadunda, e può durare anche tre ore l'introduzione, perché tanto a stornello quello attacca quando gli pare. Quindi lui finisce il supplì e taradadunda, dunda, taradadunda, con la aperta. E si fanno i cosetti alla fiora, canta alla fiora, cioè gorgheggiando. Molto gorgheggiando. Molto gorgheggiando. E questo sono gli appannaggi. Tipo, nanina, nina, 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 na, na. Questo è tipo. Allora, e fino a qua non ci piove.
È chiaro che è un'esagerazione di la sagra del magne qua nervino be c'arriva argozzo be argargarozzo be ce fanficozzo be pe falla curta pe falla breve mio caro ste portacedda ci piacciono li pulli la bacchi e le galline perché so senza spine non so come er baccala la società dei magni sì la socera amore se famo du spaghetti amatriciana c'è. Tu capisci che è brutta cosa, è brutto anche per chi lo sente, perché poi la gente pensa che già noi a Roma, la gente pensa che noi a Roma non lavoriamo, noi ci alziamo presto, ma non per lavorare, per apparecchiare una tavolata che va da raccordo a raccordo, perché con queste canzoni si passa a batarata tu, invece di solito le canzoni poi passano a quelle meste che non parlano chiaramente più di moda. Ah, si passa da questa a cosa. La saga da erzugo, la pagliata, la fettina palata, la portaci un altro litro che noi se lo bevemo e poi rispondemo e che c'è? E qua nel vino è qui. Da queste canzoni che coprono di solito il lato A si passa al lato B e lì è in minore. Canzoni dove non è più taradadunda dunda dun è inizia così e già Madonna te pia ansia perché se muore in quelle canzoni si muore e muoiono torniamo. Anche tre o quattro persone ogni canzone una strage a cielo aperto e, torniamo e muoiono, al concetto di morte esatto e muoiono tutti col Tevere hanno a che fare con sto fiume affatato chi ci casca chi ci vi è cascato chi muore a metà strada vedendo l'acqua dice io lì non ci muoio affogato muoio prima di Mardecore però muoiono tutti col fiume dove c'è un barcarolo che non fa in tempo a prendere una persona che ci muore pure lui ci sono delle canzoni strazianti è una cosa di una tristezza infinita ci sono delle cose dove morono e veramente e se un giorno dovessero prosciugare Tevere ci sarà più gente morta lì che al cimitero d'Arverano perché muoiono più lì che sulle strade statali il sabato. È pazzesco. Ma perché secondo te ti sei fatto una ragione di questa... Beh, il fiume era il cimitero per eccellenza, Castel Sant'Angelo stava a ridosso. Anche un po' l'origine proprio del Romolo e Remo. Romolo no? E Remo che poi Roma è nata per sbaglio, se tu ci pensi, perché mo quel cesto che conteneva i due ragazzini, i famosi gemelli, si è fermato là. Ma se andava per corrente, andava verso Ostia. Usciva a mare e chissà Roma andavano a fare da un'altra parte andavano a Fiumicino chissà andavano invece Roma si è fermato cioè questo fato, cesto il fato ha voluto che questo cesto che conteneva questi due ragazzini figli poi di Rea Silvia e era con Marte che Marte poi essendo un dio sai quelli di potere a una certa ora chiudono chi c'è, non è che stanno a guardare, vabbè, questa è una vergine lì, anzi, meglio. Capito? Questo è sempre stato così, esatto. da che poi mondo lui, è mondo. Marte non ha riconosciuto assegni familiari, non c'era il DNA all'epoca, per cui ha detto te la sbrogli te. Questa vergine era, una vestale, doveva tenere il fuoco sacro, e allora ha detto io sti ragazzini non li posso tenere, all'epoca non c'erano i cassonetti, e l'ha messi dentro un cesto e l'ha mannati per corrente. Mosto cesto cammina, si è arenato fra le canne. Questa è la storia di Roma. Fra la fanga e la mollaccia. Come tra la fanga e la mollaccia? E all'epoca non è che c'erano le sponde sono state fatte dopo Garibaldi. Fu Garibaldi che passando dopo un'inondazione a Roma vide che Roma non aveva le sponde e gli ha detto: ma scusate, ma fra mille e mille, perché non fame le sponde? E allora. Tra una cosa e l'altra. Insomma, all'epoca fra la fanga e la mollaccia questo cesto si arenò e H. Larenzia. Che era la lupa, ma non la lupa questa, l'animale, perché poi l'animale, in effetti, due ragazzini, ma possono, come no, la bere, lupa? La possono lupa. Bere il latte di lupa, tutte le... è rancido, quello tocca quantomeno bollirlo, non ma lo no. puoi dare a due ragazzini così. Ma ci sono tutte le immagini, l'iconografia della sono lupa. Sono iconografie sbagliate, una lupa, mo pia sti due ragazzini, li allatta per tanti anni, ma non è possibile. H, Larenzia, era detta lupa, una donna, la quale si accompagnava ai pastori, diciamo, si faceva... pastorizzare da questi. Ma queste sono cose storiche che tu hai studiato. Si faceva pastorizzare per un po' di ricotta.
che poi è sbagliata la frase quando dice Madonna mia quando sei fragile sembri fatto di ricotta, invece no, Romolo e Remo, questi sono poi i nomi dei figli del figo ruminale, questi sono poi diventati forti, anzi uno più forte dell'altro, Romolo, che ammazza Elli Remo. Lì, quindi, voglio dire, se i presupposti di Roma sono una città che non doveva nascere lì, tutta abusiva, perché Roma è stata abusiva per parecchio tempo, hanno costruito senza permesso, cioè nessuno ha fatto una domanda, niente, perché è tutto a C, Roma viene costruita il 23 aprile 1753, avanti Cristo, è tutto a C, poi con la DC viene condonato tutto, ma lì poi deve passare un po' di tempo. Comunque, come avete visto, questo libro è pieno di veramente una rilettura storica molto interessante, tra l'altro, voglio dire, si parla anche d'amore, perché comunque no, l'amore per la città e l'amore con le donne, perché le donne sono molto importanti sin dalla nascita di Roma. Le donne non c'erano a Roma, no? Si sa, il famoso sacco delle Sabine, il ratto delle Sabine. Il ratto. Il ratto delle Sabine, e Roma a un certo punto Romolo si accorse dopo un po', perché era intento a costruire questa città. Dopo un po' che ha costruito, dice, a parte a chi vendemo sti appartamenti una volta fatti. Sempre quest'anima un po' da Palazzinari. Da Palazzinari non c'è mai andata via. E poi dice, e le donne? Dice, ma come ci divertiamo la sera? Perché era un gruppo di amici, dice, che famo mo stasera? Ho finito, una volta staccato dalla ora, se danno una pulita dalla calce. E cioè, dice, che famo? Ci andiamo a suonare i citofoni agli Etruschi, che già gli Etruschi c'erano. Dice, andiamo a Orvieto e gli andiamo a... Orvieto... Allora quelli dice, ah, sempre la stessa cosa, fino all'aggiù tutto buio, ma che ci andiamo a fare? Dice, allora andiamo a mangiare pesce a Fiumicino. Dice, è un classico. È un classico, però Fiumicino ancora non c'era, perché sai che la foce si fermava a Ostia, a Ostium, da cui a Bocca. E vabbè, queste sono cose, io ti dico così, poi tu ci fai quello che ti pare. Ma, e quindi dice, che famo? Andiamo a donne. È un classico. È un classico. Come fino a oggi. Esatto. Diciamo, non è cambiata la situazione. Non è cambiato. Solo che all'epoca siamo dovuti andare in Sabina, adesso ci stanno in qualsiasi strada consolare le donne, le trovi a Salaria, l'Aurelia, dove vai, vai, no? Poi adesso sono escort. Ma che tutte, oggi posso tutte parlano straniero. All'epoca parlavano burino perché erano della Sabina, quindi erano Sabine tutte belle tra cagnotte e quindi costoro si armarono dei sacchi con un escamotage e fecero proprio questo ratto, poi presero le Sabine e una cosa e un'altra e dagli de tacco e dagli de punta l'hanno diciamo, e da lì è nata poi una nuova generazione, sì, di romani, okay. Quindi se i romani nascono da una città sbagliata, da due fide NN, anzi NN, la madre in effetti H. Larenzia non la conosce nessuno, quindi è ignota, quindi si sa che sono due figli di M. ignota, sì. Quindi Roma non doveva nascere lì, da due figli di M. ignota, di cui uno è fratricida e poi violentatore, tutti gli altri che vengono dopo, ma come devono essere?